Primo video vlog della storia, da quando c'è questo canale. È particolare perché io in genere non faccio video vlog, ma mi limito esclusivamente a fare la recensione di quel prodotto lì, fine prodotti, prodotti più usati, collaborazioni, quindi cioè fine. Veramente poco, anche se nei video poi mi dilungo, che sto. Notate che io gesticolo perché sono abbastanza timida e non spesso nei video non guardo di fronte, tendo a guardare da una parte all'altro. È un po', non so se è un handicap, ma comunque non mi riesce. Ci ho provato, anche a scuola ci provavo, ma poi altro che il blush, il fard, io divento rossa comunque, poi tremo, sudo, mi agito e qua al momento non ce la faccio, o perlomeno non arrossisco, metto un po' come strategia, metto un po' di blush, copro con il fondotinta, quindi un po' meglio, no? La situazione poi comunque è cambiata, non sono più a scuola e quindi a scuola ero abbastanza timida. Adesso un po' con la vita, il lavoro, si cresce, si è un po' timidi di base, però poi quando almeno qui cerco di aprirmi a voi e quindi alla fine sono con me stessa, parlo da sola e non sono solo io, c'è chi è più famosa di me, più seguita di me, che parla da sola. Cioè, YouTube è riuscito a fare una cosa, a parlare da sola, ciò che è difficile. Allora, di cosa voglio parlarvi? Io voglio parlare del mio prodotto biologico ideale, biologico naturale. Perché io faccio sempre questa distinzione? Uno si domanderà, ma perché parla lei di biologico e di naturale? Perché sono due cose diverse, come un po', facciamo un esempio banalissimo, come dico, la lince è un gatto in selva attichito, è come il gatto domestico. Allora, la lince, sì, è un gatto selva attichito, ma la lince è il triplo del gatto domestico, ok? E anche lo stesso gatto domestico ha le razze, dall'europeo al persiano, al siamese, c'è cioè anche il gatto pechinese, se sbaglio, quello senza peli, che poverino, mi sembra un po' bruttino, però quello è soggettivo, ecco. In questo caso, biologico si indica un prodotto biologico che ha origine da agricoltura certificato, quindi certificato che significa che per fare quel tipo di agricoltura ha preso degli aiutini dalla comunità europea o comunque degli aiuti di Stato. Parliamo di paesi della comunità, extracomunitari, diciamo anche gli Stati Uniti, secondo i parametri loro di biologico, loro infatti chiamano bioorganic, insomma, questo è il concetto, e l'agricoltura, ok? Che può essere, ipoteticamente io faccio il rosmarino biologico, cioè non ci metto certi fertilizzanti, certi prodotti che fanno male alla pianta, ma fanno male all'ambiente, all'ecosistema e fanno male a chi lo utilizzerà il prodotto. Ecco, di per sé il rosmarino lo posso utilizzare sì come alimento, ma lo posso utilizzare anche per olio essenziale. Alimento, ho sbagliato, più erba aromatica, ecco, olio essenziale, oppure posso mettere questo olio essenziale dentro a dei saponi, delle profumazioni, a degli oli generali di massaggio, che ne so,
Ecco, e quindi ha di origine agricola. Ok, naturale. Naturale vuol dire che quegli ingredienti sono naturali e nello stesso tempo possono essere anche ecologici, nel senso che non fanno male all'ecosistema, all'ambiente. Che io uso quel del sapone profumato, sempre del rosmarino, che ormai ho preso rosmarino. Lo utilizzo e mi sciacquo le mani, va nello scarico e poi va nell'ambiente e nell'ambiente ci si spera che non si rovini, cioè io poi alla fine quell'acqua ripulita la ribevo, quindi ci si spera sempre, io spero sempre e naturale può essere anche vegano. Vedete, ci sono vegan, ci sono tantissimi termini che specificano un prodotto che poi anche vegano può essere anche non naturale. Cioè, magari che ne so, questo olio, questo sapone che è vegano, poi magari mi utilizzano degli ingredienti che sono la paraffina o i siliconi, che ci sono tanti siliconi, soprattutto petrolati, ecco, paraffino, che non altro la paraffina deriva dal petrolio, quindi è un prodotto naturalissimo, anche se è un ingrediente fossile, cioè, alla fine. Insomma, si va sempre di più nel complicato, se può sembrare. Quindi io amo un prodotto, sì, facciamo questo ipotetico. Questa è una penna, ma trasformiamola in una bella matita, occhi. Sapere che c'è scritto olio essenziale di rosmarino, non lo so, o burro di karité biologico, mi fa piacere. Però io voglio una certificazione. La certificazione cosa significa? Che tale CA, tale IAP, poi che altro in Italia, questo. Poi dopo all'estero ce ne sono altre. Controllano però a campione e non mi va bene. Tu controlli tutti, paghi delle persone che vanno a controllare. Se quell'azienda lì agricola fa veramente il burro di karité secondo i canoni e poi non li avvisi, perché magari se li avvisi loro ti fanno vedere quel pezzettino lì tranquillo che è biologico e quindi possono fregare. Che ne so io vado sempre, vedo sempre che bisogna guardare completamente nel fondo, non basarsi sulla. Ecco, questa è la linea. Io vado a fondo e non mi baso, cioè non mi vuoi. La linea, mettiamo del lago, questo c'è il lago, l'acqua, io vado di sotto e non mi fermo lì nella cosa, a vedere le onde del lago. Perché anche nel lago ci sono le onde quando si era il vento. E quindi naturale, ve l'ho spiegato, poi dell'inci, possibilmente più naturale possibile, meno prodotti per risparmiare, perché anche lì in molti prodotti biologici naturali c'è l'olio di palma e io personalmente tutti ce l'hanno contro questo olio di palma. Ma è legato soprattutto a livello dell'ambiente. Altra cosina, l'inci di provenienza, vorrei sapere da dove viene questo prodotto. Voglio sapere tutta la storia, tutta la pappardella, cioè che poi vado nel sito e vado a vedere io personalmente tutta la storia del prodotto. Cioè non c'è bisogno che me lo metti tu, ci vado io direttamente. Oppure vado nel sito dell'ICEA, nell'ICEA c'è il link e scopro tutto. Magari è una cosa poco fattibile, però io sono così e penso che ci sono persone peggio di me che sono più fissate, ecco. Poi il flacone e l'involucro. Ok, questo è il.
qui c'è il cellulare ovviamente, di vecchia generazione, perché non è quelli super figosi, ma il mio uso in Nokia, i primi smartphone. Però, allora, qui c'è un'ipotetica crema sul corpo, mettiamo. Io questo involucro lo voglio biodegradabile, lo voglio che sia anche fatto con carta riciclata, che sia fatto con tessuti di cotone naturale, che mettiamo siano sbiancati in modo naturale, perché ad esempio anche i dischetti di cotone non sono sbiancati naturali, e quelli che vai a comprare biologici e naturali sono bianchi e costano un botto. Ok, però la qualità del prodotto, e magari nel flacone dove c'è la cremina ce le scrivi qui tutte le tue cose, l'inci, tutto l'ambaradam, in modo che io butto via questa. Tanto è un qualcosa, un involucro. L'involucro non è che ci devi scrivere tutto, ok? Oppure si può anche raddoppiare quello che scrivi nell'involucro, lo scrivi anche nell'altro, perché a un certo punto blogger come che buttano, a un certo punto, perché occupa spazio, e anche se io lo ripiego mi occupa spazio da una parte, io lo voglio buttare, cioè buttare, poi faccio la suddivisione, quindi se no che va negli imballaggi, pochi imballaggi come vi ho detto. Poi vorrei che il prodotto fosse alla spirale. Cosa significa? Che io col mio sapone, la mia cremina, vado alla spirale, tiro su, utilizzo il mio vecchio flacone vuotato, in questo modo c'è meno imballaggio, meno da riciclare, insomma siamo un po' più sostenibili. Ecco, qualità, che è quella che non basta mai, però voglio dire qualità, però dovreste voi conoscere la vostra pelle. Nel senso, io so che soprattutto nel mio viso non posso usare certi ingredienti quali il linalool e il limonene e alcuni parfum che sono di origine da oli essenziali quali il limone, citronella, lemon grass, mandarino, arancia, bergamotto, cioè quelli che hanno questa base di limone. E li devo un po' evitare, perché anche se in piccolissima quantità, sia nel viso che nei capelli, capita anche nel corpo, fa reazione un po' di dermatite, quindi un pochino di prurito. Quindi mi farebbe piacere che, e quindi io ne vado esclusivamente a cercare, so che sono, scusate, dei conservanti naturali, però ci saranno sempre delle buone alternative, ipotizzo, no? Perché comunque l'olio essenziale degli agrumi c'è in grosse quantità, basta che io sbucciato un mandarino o un'arancia, mi rimane il profumo proprio, esce, mentre magari che ne so, l'olio essenziale di rosa ci vogliono quintali e quintali di petali di rosa, ecco questo, e quindi va a costare un po' di più, questo invece costa un po' di meno, quindi si va a risparmio. E altra cosa sono i costi, soprattutto se compro un prodotto alla spina, vuol dire che il flacone ce l'ho io, e quindi mi togli 1 euro in meno del costo del prodotto, lo apposti. E se ci sono anche tutte le altre, tipo l'involucro non riciclato, papà, e il prodotto, cioè, io capisco i saponi che si trovano adesso al supermercato, costano 1,50 euro e sono di una buona marca che conosciamo un po' tutti, e che trovi invece lo stesso prodotto o equivalente in un negozio, mamma mia, prurito, no, negozio di alimentazione naturale, o comunque via internet, che mi viene a costare molto di più, mi fa tanto bene. Vabbè, questo è soggettivo. E un'altra cosa bellina è il solitale, cioè perché è normale,
ad esempio l'olio di d'argan, ecco un esempio, l'olio d'argan non è prodotto in Europa e quindi è prodotto in quei paesi tipo il Marocco, l'Algeria, che sono extraeuropei. Questo olio viene, che costa oro, laggiù è oro, e si trova anche nei nostri prodotti sia biologici che commerciali, che li vendono a stupidaggine. E magari hanno sfruttato queste popolazioni laggiù per tirar fuori, che è molto difficile, tant'è che ho visto un documentario che la base le man è un frutto che se lo mangia la capra e poi le spelle. Devo sapere questa cosa, per l'autista, ma adesso le spelle in qualche modo. E quindi, e da lì le donne battono, tipo frantoio, macina ed esce quest'olio, e queste donne che lavorano vengono pagate con proprio veramente un modo spregevole, nel senso a pochi soldi, e invece sarebbe giusto che magari in questo modo paghiamo anche le donne che lavorano quest'olio d'argan, o quelli che ad esempio l'aloe vera o il karité, a giusto prezzo. In questo modo si potrebbero evitare anche tante altre cose che succedono in Italia in quest'ultimo periodo con gli sbarchi. Potrebbe essere anche qualcosa, non dico che non ci sarebbero gli sbarchi, però si potrebbe aiutare in questo modo i paesi laggiù che hanno dei prodotti fantastici, l'olio di macadamia, il brasiliano, che è un elisir di lunga vita, l'argan, come vi ho detto, l'aloe vera, ma c'è anche l'erba mate, che serve l'erba mate, che è una tisana, il tè verde e il tè rosso, tutti i prodotti che non sono della nostra fascia e sono di laggiù. Ah, ecco un altro esempio, il sapone di Aleppo. Aleppo e prodotti in Siria in modo artigianale. Perché non aiutare in questo modo queste popolazioni? Quindi ben vengono anche prodotti ecosolidali di origine, con origine biologica e da linci naturale. Ecco, questo è tutto, siamo a 20 minuti, quasi 20 minuti, però spero che gradiate un po' quello che ne penso io del biologico, del naturale, del mio prodotto cosmetico ideale. E se volete lasciare una vostra opinione, un vostro commento, o iscrivervi alla pagina, siete liberi. E se volete anche, potete trasformarlo anche come video tag, che non sarebbe male. Il prodotto ideale, sia biologico, naturale oppure commerciale, che non, chi non segue il biologico va bene lo stesso. Diciamo così. Ok, alla prossima, ciao!